Ciao a tutti ragazzi, da Corzo Trovi, bentornati sul mio canale per questa nuovissima parte in Zoom 3 Ogre all'attacco, che ho sbagliato già. Ragazzi, ce l'ho fatta a registrarvi questa parte finale, quindi tanti bei pollicini in su innanzitutto per questo mio impegno, poi pollicini in su perché è la parte finale e pollicini in su perché vi farò una richiesta pazza nel mezzo del video, se appunto vorrete gli extra. Quindi attenzione ragazzi, un po' come ho fatto con Strikers, state molto attenti. Ora cominciamo la partita. Ho fatto appunto la manina qui per passare da una registrazione all'altra. Passiamo alla Jude e ragazzi si riparte. Via. Salve Axel, lunga per... No, la volevo, avete capito come no, la volevo ripassare. Ma o c'era il cosa oppure questo qua, quindi alla fine è andato bene anche così. Sean, attenzione, non ce la fa perché ragazzi i livelli sono veramente troppo inferiori. Cioè ragazzi, è qualcosa di incredibile. Sono al livello 25-30. Davvero, eh? Addirittura meno forse. Forse la S che è il tiro dal distante. Può essere, boh. Xeb shot, può essere, può essere. Grande muro di roccia che funziona. Mi ha veramente salvato in questo caso. Però ragazzi, bisogna attaccare anche adesso, eh. Stavamo attaccando prima e stavamo giocando bene. Regia di Jude è buona. Kevin non l'ha presa però qua. Finta invisibile di Guino, questo è il suo nome. Attenzione. No, Scott, cosa mi sbagli? Ride. Ride, insomma. Ma che schifo di mosse sono queste col pallone che si deforma. Non hanno senso, so che... Anche, non so, il tornado di fuoco non ha senso, ma almeno è figo. Questo è proprio... Non sa riuscire all'interno. Non ci voglio credere che l'ha preso lui. Ok, almeno è nostra, dai. Però, un attimo, volevo andare nel menu. Ecco, esatto, anche io lo farò un cambio. Perché so che Archer e anche Jack... No, Jack può fare ancora qualcosa, in teoria. Déjà vu questa, vabbè. Ed è piuttosto Archer che non può più far nulla. Ci mettiamo Scott al suo posto. E entra Caleb come terzino. Ho deciso così, dai. So che potevo mettere Scott terzino, Jack in difesa centrale, lo so, però avendo meno energie preferisco fare così, con Jack mediano. Dai che va bene questa azione. No, il coso è così di merda. Scusate la parola, però è un po' di me, sinceramente, quel coso. Effetto talpa, ragazzi, Jack ha finito i punti, però ha fatto un buon lavoro lì. Ok. Che buco! Che buco, ragazzi! Buco incredibile! Buco incredibile. Vai, 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 vai. Vai giù. No, no, ti prego, non prendermi. Ho tirato, ragazzi. So che sono distantissimo, però ho tirato comunque perché... Guardate, mi sta proprio prendendo. Ero lì. Quindi ho fatto bene a tirare. Ovviamente, ragazzi, metterò anche il furore. Vedete le statistiche in alto, no? Ecco. Penso di aver detto tutto. Sono in metà aggiornamento, ma come sapete non conto purtroppo quasi nulla. Vabbè, proviamoci... Proviamo però ragazzi questa tecnica è molto forte in 3. Il mio creatore numero 3. Sono fuori dall'aria, è vero, però ragazzi ci provo. Ci provo perché se non ci proviamo ovviamente non si può fare mai nulla. Col furore è la mano suprema, ragazzi. Spero almeno togliere qualche energia a lui. Lo spero tantissimo. Sì dai, si toglie l'energia almeno quello. Vabbè ragazzi, primo tempo sotto. Però vabbè. Cos'è sto schifo? Vabbè. Primo tempo sotto, però una buona conclusione. Spero che i PT rimangano così. Lo spero davvero. Perché se no, ragazzi, è un macello. Cioè, se recuperi i PT il portiere... veramente, è un casino. Peccato perché ci speravo in quella conclusione, però vabbè. Mi raccomando ragazzi, se vedo il video in fondo perché vi farò appunto in fondo la richiesta, quindi mi raccomando. Non perdetevi un singolo secondo di questo grande episodio. Samina Mina, waka waka, Ok, non so cosa sia successo. Che brutto non capire, però. Vabbè. Piano.
No, non ho recuperato i punti purtroppo. Uscirà Jack, stavolta si va in mediana lui. Vediamo un po' chi ha più difesa. 39 Xavier, 41 Sean. Vediamo Sean allora. E mettiamo Austin. Austin, mi vedrei più di Austin. Ok, perché lo vedo, l'ho visto carico Austin, quindi andiamo lui. Ok. Per il resto, vabbè, io faccio un salvataggio così tanto per ragazzi, ma non è che purtroppo sia molto fiducioso. Tutti su ragazzi, Jude ha fatto davvero un buonissimo primo tempo, sia in regia che nel quel tiro lì. Non un altro gol a caso però. Hector gioca? Sapete che non mi ricordavo questo? Clip. Nat, tu non stai giocando, è inutile che te la tiri. B. Ok. E ha recuperato i punti, Hector, vaffan bagno con tutto il cuore. Ma come non c'è nessuno di là? Austin, sei un'ala tu. Dai che sei in vantaggio di elemento. Però si usa anche il grande turbine, cos'era? Zeus. Poi il turbine è proprio giusto lì, ma cos'è? Ok, vai proprio su di lui. Ballina difensiva, questa va per forza. Bravo, boom. Stupendo. Ecco, preferisco le mosse col problema di formato che queste, che sono proprio no sense al massimo, però vabbè. Vai, 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 ci sei, ci sei. No, perché cosa? Perché cosa? Bravo, bravo, Kale, non dimmi che fallo, però. Non dirmi che fallo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Tira, l'ho tirato anche qua un po' distante. Ma ragazzi, che culo, vantaggio di elemento. Scusate la parola, vantaggio di elemento. E vai ragazzi con la fiammata tripla. Vantaggio dell'elemento, furore l'ho già usato, vabbè. Però, fiammata tripla. Anche qua non è vicinissimo il bersaglio, però il portiere non è ragazzi Hector, è un altro. Ed è anche è svantaggio lui. Mando il colosso, la possiamo battere, dai dai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sì, 1-1, 1-1, 12esimo minuto, dai. Clochard. Allora, calma, calma, calma. Axel è finito. Axel è finito. Jude è abbastanza finito. Non voglio star lì a fare una cosa inutile. Xavier è in vantaggio dell'elemento, quindi lo tengo eventualmente. Abbiamo pochi fuoco però. Metterei anche Nathan. Sì, metto Nathan. Un po' strichi però. Ah, da Axel, giusto. Quindi Nathan. Molto offensiva adesso la formazione, vi faccio notare. Purtroppo Somwell non è ancora la mossa, non so che livello sia addirittura. 25 Scott per dire il livello, non sto dicendo una scemenza, guarda un po'. Scott al 25, io sto giocando con ragazzi con la squadra al 25. Voi magari siete più esperti di me, sapete se sto facendo un'impresa o no, penso proprio di sì. Ok. Vai. Non uso la tecnica perché devo tenermi ovviamente per... Ce l'ho fatta, come ce l'ho fatta? Non lo so. Beh, beh, beh. No, beh, cosa? Era di tanti metri, 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 di chilometri. Mamma che tensione. Bravissimo. Oh, stanno giocando benissimo. Adesso l'ho visto. Vai, vai. Bellissima. Ho tirato tantissimo. Perché non me l'ha dato, ho tirato. Oh, avevo tirato, l'avete visto? Perché... Cos'è rigore? Oh, non lo so fare. Cosa vuol dire? Giuro, non lo so. Ah, scegliete la vittoria. No, raga. No, vabbè, cos'è? No, ragazzi, dai, questo... No, questo non è lo script. Ho capito che ho avuto fortuna per il rigore, ma... Comunque questo è un po' una schifezza, sinceramente. È un po' una schifezza, ma attenzione. Xavier, perché sei così distante, mannaggia te.
Ragazzi, potevo fare quello. Volevo te alla centrale, ho detto. Così non mi prendo la responsabilità di destra e sinistra. No, 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 no. Ancora. Altro rigore, lo vogliamo. Noi vogliamo questo rigore. Grandissimo! Più unica che rara questa occasione. Tira più forte che mai, Xavier. Sei fortissimo, ma non sei stato così, mai così fondamentale. Hai l'occasione di diventare l'uomo del mondiale, Xavier. Meteoro dirompente, 23esimo. Ragazzi, non ci sto credendo. Mano del colosso. Dai, che sei metà già l'elemento, ti prego. No, ho sbagliato. No. Dai, non tiriamoci così tanto giù. Ok. Tutti su, raga. Scatto infuocato di Sanford. Vai, vai. Manca pochissimo, ragazzi, neanche a dirlo. Manca pochissimo. Ultima occasione. Allora. Austin è giovane. Austin è tanto giovane. Però è proprio sul suo entusiasmo che mi sento, ragazzi, di affidargli questa responsabilità. E tirerà Austin. Portiere ha ancora energia. Ma come fa ad avere ancora energia? Tirerà Austin con il colpo delle sette spade. Non so neanch'io. Rigido di fuoco non c'è. Axel, mannaggia. Vabbè. Colpo delle sette spade. Ti prego, Austin. Ti prego, Austin. No. No. Non ho parole. Non ho parole. Ah, supplementari! Oddio, oddio, supplementari. Supplementari, ragazzi, la finale ci sta, i supplementari. Oh, finalmente, che non mettono il pareggio, che sconfitta. Ok. Posso rimandarli in campo? Ci provo? Si può, ok, a caso. Serve però, può ancora farmi quella mossa là. Può ancora farmi il flash fotonico, quindi lo metterò qua. Più, diciamo, difensivo. Sanford può ancora far bene. Ancora pienissimo invece Kevin, ottimo. Lui può farmi il doppio tocco, quindi lo lascio lì, così tanto per. E Axel è inutile anche per Austin in questo momento. Nathan è fresco. Perché posso metterlo per Giuda a questo punto. Che no, Giuda può fare il calcio gemello. Che sarebbe tipo fuoco il calcio gemello in teoria. Ma non devo pensare a questo. Devo pensare piuttosto a chi far tirare. Perché adesso, ragazzi, non so. Tolgo Austin perché Austin è ormai inutile. Metto Nathan in attacco. No, perché è svantaggio dell'elemento addirittura. Che casino. E Pingro numero 2. Però Nathan è veloce e può passarla a Kevin. Lo provo così, ragazzi. Lo provo così il modulo. Mamma mia. Salvataggio instant proprio. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Quindi alla fine si può andare anche ai rigori. Ma come cosa, credi santissimo? Ma perché vanno avanti? Mannaggia, difendete. Cosa fai? Ti prego, è un doppio. Non ci voglio credere con la mossa di merda. Hanno recuperato la vita. La vita, insomma, avete capito cosa. Dopo lo faccio anch'io, allora. Mi bevo anch'io tutte le bibite, Ve lo dico. L'hanno fatto loro, lo faccio anch'io. Mi sembra giusto. Turbina rotante, buona difesa qui da parte di Scott, che però adesso è senza energia. Metterò Sean in mezzo. No! L'ho visto adesso lui. No, Non ci credo. Non c'è nessuno a difendere ora. Tor, 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 tor. No, ma come fa a tirare da lì? Beh, ha tirato da lì, quindi è distante. Poi, ragazzi, ve lo dico, è in svantaggio dell'elemento. Lo so che non conta tantissimo, però, ragazzi, un doppio impatto contro la parata suprema, vorrei dire, insomma, anche. Sono in vantaggio dell'elemento con Mark. Da quella distanza. Oh no, Mark. Non farmi scherzi, Mark. Ok. Ok. Relax. Relax, relax, relax. Non c'è nessuno, Scott. Mamma mia, che rischio. Oddio, cosa sto rischiando. Oddio, cosa sto rischiando. No, però sempre loro. Dai, dai, giù. Ti prego, giù. Ti prego, giù. No, basta con sto schifo. Dura 15 supplementare, giusto? Dura come un metà tempo, wow.
perché supplementare è un altro tempo praticamente. Un po' come Strikers. Non dobbiamo farli tirare. Pausa. Tanto fiamo a fine tempo qua. Non so se hai ancora energie, però ci vuole provare. Sì, ancora energia a quanto pare. Ci proviamo, ragazzi. È proprio... è giusto giusto praticamente. Poi rimarrebbe solo una punta tecnica. Però ragazzi, ci voglio provare un tiro in più, sperando di farlo stancare il portiere. Il contrattacco. Com'era il mio? Ancora super terremoto, ma almeno non ha più PS. Cioè PD intendo. Vabbè, non ci ha guadagnato nessuno, diciamo. Adesso però ragazzi mi pompo. Ha fatto loro, scusate. Loro cambiano addirittura. Ne abbiamo già effettuato tutti i cambi praticamente. Posso usare gli oggetti? Sì, posso, ottimo. Allora, Thor non ha bisogno. Axel ne ha bisogno assai. Menu. Oggetti. E beh ragazzi, faccio un po' di cose qui, dopo ci vediamo fra poco. Ho scoperto che se ne posso usare solamente 3, l'ho scoperto purtroppo un po' tardi. Vabbè, ho dato una barretta a Marche e 2 a Axel, però dai ragazzi, va bene lo stesso. A questo punto rimetto Nathan al posto di Harley, che non ce la fa più, e mettendo Xavier come difensore. Anche Scott non ce la fa proprio più, non ce la fa proprio più, sì. Purtroppo, no. Mettiamo Sean centrale. E Caleb rimane lì. E Nathan lo tengo terzino anche se non ha tecniche. E chi posso rimettere dentro, ragazzi? Praticamente nessuno. Darren non è che c'è una mossa. No! Oh, meno male. Darren non è che c'è una mossa, magari, non so. No, solo mosse parata. Lo mettiamo lui. E speriamo bene. Faccio un salvataggio anche qui tatticissimo. E si ricomincia, raga. Vai. Perché sennò bisogna addirittura arrivare ai rigori. O perdere, assolutamente. Mi sa che durerà di più questo episodio, ma come ogni episodio finale ci sta. Ok, non ha più energia questo Amba. No, proprio da questo lato qua, lo fanno apposta, dai, una cosa incredibile. Nathan! No, vabbè. Cornuti. Che? Tattica micidiale. Cos'è? Roberto Carlos. Vi giuro che non ci ho capito cosa è successo, però è figo. Vabbè, comunque ho parato supremo. Non è successo. Non ci ho capito niente. Vabbè. Vai Nathan, falli ripartire tu da questa azione. No! Dai, lo sapevo che mi fregava così. Ma come non l'ha preso? Non l'ha preso. No ragazzi, non l'ha preso. Non ci credo, non l'ha preso. Non l'ha preso, ragazzi. Thor non l'ha preso. Era chiaramente contatto. Guardateli. Non ci voglio credere. Cosa ha parato Mark? Cosa ha parato Mark? Qualcuno si proponga però, per piacere. Più su che puoi. Più su che puoi. Sì, ma non può. Ci sono solo loro. Ci sono solo loro. Adesso tutti sono anche stanchi, ovviamente. No, proprio quando... avete visto? Proprio quando ho cominciato a spostarmi, ho fatto quella roba lì. Cioè, posso usare veramente solo il materiale del colosso. Oh, meno male che non c'è tecniche. Perché l'energia ce l'avrebbe avuta. Forse era anche fuori, però, ragazzi, non bisogna mai rischiare. Bella sta mossa, materiale del colosso. Ok, sono in tensione tipo troppo. Sean. Caleb. Di qua. Davvero ragazzi, è un qualcosa di... una tattica. Salto fulmineo. Tempo velocizzato, dai, non so cosa sia però. Ma come non ce l'ha fatta? 65 mi costava. Siamo al 15esimo intanto, vi dico ragazzi. Cos'è sta storia? Cosa? Ragazzi, ma sono fuori questi. Questi sono fuori, ma è troppo forte questa. Ok, finita, ok, rigori, ottimo. Non mi lamento. Rigori. Volendo, questa partita la possono vincere loro, perché ovviamente sanno che mossa faccio.
un po'. No, non vuole dare il quinto rigore a Austin. Non vuole dare il rigore decisivo a Austin. Così direi. Va bene. Mark decimo. Ragazzi, è una cosa incredibile. Tiro adesso centrale, eh. Vediamo un po'. Fammi segnare. Ma cos'è? Ma è tutto scriptato, ragazzi. Almeno fammi decidere la potenza. È tutto scriptato. Devo tuffarti di qua. No, se non si può, dai. Dall'altra parte proprio. No, raga. Aspetta, potevo salvare per i rigori. Che cretino. Salvo adesso, magari mi salvo comunque. Io lo so, non ci spero ancora. Dai, raga, recuperiamola. Almeno da oltranza. Non dico neanche che magari c'hanno i microfoni qua. Ok, Kevin. Spero ovviamente non ci sia l'errore proprio andare fuori, perché altrimenti serve una cosa ancora più casuale. 1-1, però loro hanno un rigore in meno da battere, appunto. Rimaniamo centrali. Mi alletta questa opzione. Bella lì. Cosa? No, beh, voi scherzate. Voi scherzate tantissimo. Scherzate. No, ragazzi, no, dopo questa, cioè, ho visto tutte davvero. Vai giù, ti prego. No, ma cos'è? È uno schifo. Io la devo vincere i rigori, vi dico tutte le soluzioni possibili. Oh, una l'ha parata. Dai, pareggiamola. Se vi è una botta, dai. Mannaggia. Ma perché lei la para così? Montori ha già perso? Dovrei parare tutti e due. E mi sa, ragazzi, che ci riproverò un bel po' di volte, sapete. Ragazzi, è un qualcosa di incredibile. Ho scoperto una cosa incredibile perché ho salvataggio, no? E guardate un po'. La tira a sinistra? Dove si butta? No, tanto che è una cosa casuale, no? Si butta proprio da quel lato. Wow. Ma attenzione, adesso ricarico il salvataggio, sempre con Xavier. La tiro centrale? Guardiamo dove si butta. Ops, non si è buttato, è rimasto centrale. Attenzione però. Ricarico il salvataggio, quindi tutte cose diverse. Dovrebbe essere sempre al suo punto. Invece no, si butterà, quindi è tutto scriptato, ragazzi, che la pari. È un qualcosa di schifoso. Poi ho appena scoperto che c'è questa roba qui, che non so cosa sia, sinceramente. Faccio on, vediamo come va, adesso non lo so. Tipo tira più potente, roba del genere. Mi tiene male centrale. Questa, ragazzi, non la fai. Questo tiro per forza non lo fai. Perché adesso vedete si ributterà là. È un qualcosa, è uno schifo. E poi, ragazzi, quando è successo che mi sono buttato centrale con Mark. Sono rimasto centrale, anzi. E me l'ha fatto gol lo stesso. Cioè, andiamo potente da quel lato. Magari è l'unica soluzione buona. Oddio. Gol. Ragazzi, siamo 3-2 per noi. Però allora non tiro in meno. Andiamo, rimango. Prima salvo. Sapete com'è? Perché dopo questa umiliazione sono arrivato qua anche con. Sono troppo bravo. Rimaniamo anche qui on. Non so cosa sia. Ah, non posso, non so cosa sia. Per forza centrale dovevo tuffarmi, avete visto? O sbaglio? Ah, perché anche lui ha fatto quella roba lì, forse. Non so cosa sia, vabbè. Vabbè. 3-3, ragazzi. Tutto in quest'ultimo rigore, quindi lasciatemi avanzare anche di questo step. Posso fare? Ah, perché tipo è una volta a partita, forse. Boh, vediamo un po'. È uno schifo come penso, sapete. Penso sia proprio quello che credo, insomma. Penso sia proprio. Non puoi vincere i rigori, praticamente. Ah no, invece sì. Si doveva fare sempre di là. C'è il gol, ragazzi. Forse. Cioè, dobbiamo pararla. Però, ragazzi, adesso con i salvataggi in teoria ce la faccio. So che è un po' brutto vincere quei salvataggi. Però, ragazzi, non voglio rifarmela da capo. Diventerebbe un casino. Anche figo finire da rigori, ragazzi, come i mondiali quasi. Quindi non posso. Tuffiamoci di qua la prima volta. Vediamo se avrei azzeccato. Ragazzi, avrei azzeccato anche senza salvataggio. Attenzione.
vincono ai rigori nel modo più bello. Giappone, campione del mondo. Giovanile, ma campione del mondo. Ragazzi, non ci voglio credere, questa clip stupenda. Ho vinto con 30 livelli in meno. È vero che ho fatto i salvataggi per i rigori, però ragazzi, dopo tutto quello che è successo, direi che va anche troppo bene. Godiamoci questi festeggiamenti. Nel frattempo, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per aver visto. Ok, ringrazio per aver visto questa gameplay. Cosa succede? Hai vinto? Chi trasformarti? Oh, sta calmo. Cosa è successo? Vabbè. Vabbè, ragazzi. Mi raccomando, spolliciate. E faccio questa richiesta. Dato che per Strike siamo oggi di 300 per gli extra. Qui abbiamo superato i 400. Qui ve ne chiedo 500. So che sono tantissime per una serie come questa, ragazzi. Ma se raggiungiamo i 500 mi piace entro una settimana da adesso, dalla pubblicazione di questo video, vi do una settimana per raggiungere i 500 e farò gli extra, non tantissimi, ma qualche extra. Se no, ragazzi, mi va benissimo anche finirla qua. Maledetto, ha detto. まだまだ欠陥だらけだが、お前たちは今世界で一番マシなプレーができるチームになった。 Ridono, ridono. Oh, che bella immagine, che bella immagine. Vediamo un po' come finisce, ragazzi, questo gameplay. Finisce così? Va bene. Alla lettera di nonno. Sì, però non ci volevo niente, sinceramente. Quindi direi, ragazzi, che potrebbe finire anche qui il gameplay. Vediamo. Magari, ragazzi, metto in pausa e vi farò sapere. Sì, finisce qua, ragazzi. Sono titoli di coda che ho velocizzato perché c'è anche il copyright in teoria. Quindi, vabbè, mettendomi in pausa, vediamo cosa si dice proprio alla fine, fine, fine. Attenzione, parte proprio finale. Vediamo. Tanto, ragazzi, spero vi sia piaciuto questo gameplay. 35 parti belle intense. Tra alti e bassi, ragazzi, ma l'importante è che alla fine ci sia questo sorriso. Tutto è bene quello che finisce bene, insomma. Quindi spero vi sia piaciuto il gameplay. E ci vediamo con Inazuma con il Go 2 quando uscirà, penso a gennaio. Nel frattempo, ragazzi, in questi mesi purtroppo non vedremo Inazuma, ma come saprete, se ci sono tante playlist nel canale, potete vedere anche là. Inazuma rimarrà sempre i nostri cuori in questi mesi. Ma che bello scene, cos'è questo? Cosa fa? Oh, che caro. Un finale più bello dell'altro nei volti, i giochi di Inazuma, è stupendo, veramente. Wow. E non ha molto senso, forse è dedicato a qualcuno che non so. Guarda se si è dedicato magari a un giocatore vero o una persona vera, non lo so. Wow, vibra anche il telefono, vabbè. Fine. Ragazzi, un bel pollice in su. Iscrivetevi, commentate. Sono molto emozionato. Un saluto a tutti la vostra Corazzunto 9. Sì, non ci interessano queste storie e non le capiamo. Vabbè, ciao ciao.